Ecco, siamo all'interno del Pala Salame, Festa del Salame, con Mario e Dino Barbieri, padre e figlio. Oggi ci sarà la dimostrazione, prepareranno il bouton de paillasse. Mario, bouton de paillasse, i bottoni del pagliaccio. È un piatto tipico cremonese, io l'ho visto fare da mia nonna e da mio nonno. Che si chiamavano? Luigi e Maria. Luigi e Maria, ecco. Quindi... Sì. Torniamo un po' indietro. Anni 40, anni 30. Era il primo piatto che si faceva dopo che si erano ammazzati i maiali. Diciamo, noi nell'osteria, tutte da quando. Da ricordiamo novembre, l'osteria? L'osteria Cavarbieri, da novembre tutte le settimane si faceva il maiale. Diciamo. Si chiamano bouton de paillasse perché assomigliano proprio al bottone. Alla fine sì, l'hanno chiamati perché assomigliano al bottone dei pagliacci. Degli abiti dei pagliacci, esatto, rossi. Quindi rossi. È un ricordo che abbiamo pensato di portarla qua alla Festa del Salame, un ricordo anche per Napo. Che ricordiamo le nuove generazioni, Naponi. Naponi, 10 anni fa ha vinto MasterChef con una ricetta così semplice che magari nella nostra tradizione ormai era visto come un piatto troppo semplice, non per la ristorazione di una certa elevatura, invece lui l'ha riportata e l'ha riportata al centro della nostra tradizione e quindi abbiamo voluto ricordarlo oggi portando qua alla Festa del Salame appunto questo piatto. Ingredienti li vediamo qua sul tavolo, adesso faccio una panoramica. La salamella tagliata un centimetro, sugo di pomodoro, un po' di concentrato, la cipolla rossa e bianca, al burro e magari un po' di olio. Poi dopo si aggiunge il gutturnio, e poi un po' di marsala. Un piatto, vuol dire, ingredienti contadini, ingredienti semplici, ma che poi lo rendono molto saporito e quindi dopo vedremo, secondo me piacerà molto. Sicuramente. E quanto tempo ci vuole per preparare? Mezz'oretta. Una mezz'oretta, però sarebbe sempre un piatto che deve armonizzarsi, come tutti i piatti della tradizione, se sta lì anche un giorno, se si riscalda il giorno dopo con una bella polenta. Siamo davanti alla magnifica stele di Rosette. Lei è il professore, con i ragazzi e gli studenti delle Naudi, lei è il professor... Fusco Cristian. Nicolas Rosamiglio. Enogastronomico, sono al quinto anno. Alice Dossi, frequento l'enogastronomico, sono al quarto anno. Ruscelli Massimiliano, prof di cucina. Alessandro Vella e frequento Sala Bar e Vendita. Allora, spiegatemi la stele di Rosette. Le rosette tipico pane che io mangiavo da bambina. Abbiamo farcito il pane con del salame Milano, tipico, con la tipica forma della rosetta che ormai si va persa e abbiamo riprodotto appunto, prendendo un po' spunto dall'antico Egitto, la stele di Rosette e adesso diventa la. Quanti panini sono? Circa qua? 300. 1000 fette di salame. 1000? 1000 fette di salame. Per 1000 fette panini. Di salame. Quanto ci avete messo a preparare? Due o tre orette ci abbiamo messo a preparare un po' il tutto. Qui c'è molta gente che è già in coda per. Esatto. Sono pronti per l'assaggio. Grazie e buon lavoro. Grazie, e buona festa del salame. Grazie. Ragazzi, facciamo una panoramica. Facciamo anche vedere tutta la gente che sta aspettando di poter assaggiare questi magnifici panini del salame. Siamo davanti alle stelle di Rosetta. Qui ci sono due ragazzi. Tu ti chiami? Adel. E tu ti chiami? Marco. Siete di? Siamo di Bari, viviamo a Milano, siamo appassionati del Bari, però anche appassionati del salame. Quindi oggi qui si gioca allo Stadio Zini Cremonese Bari e avete unito le due passioni, il salame. Il salame e il calcio. E il calcio. Avete appena mangiato la stella di Rosetta. Assaggiamo live e vediamo. Io l'ho già assaggiato. Sapete che Cremona è famosa, vero? Per i violini e per i salumi, per la produzione di violini. Il nostro salame, com'è? Buono, buono, io buono. L'avevo già mangiato prima. Sei al bis tu, sì. Stai facendo il bis. A Milano di che cosa vi occupate, ragazzi? Io lavoro in banca. Lavoro in banca. Io ho consulente di viaggi. Consulente di viaggi, quindi come consulente di viaggi tu dovrai dire ai tuoi clienti, turisti, venite a Cremona, bellissima città. Per il salame e oggi anche per il bar. Vinca il migliore.